moto, la bicicletta, poi la corsa, tre discipline, un unico sport. Fatica, sudore, allenamenti, riflettori troppo spesso spenti. Un unico obiettivo, conquistare medaglie, titoli e visibilità. Magari vestendo la casacca di un gruppo sportivo prestigioso che ti sostiene e ti aiuta a crescere. Una storia di speciale normalità, uno sport complesso e affascinante con cui ci metteremo alla prova in questa nuova puntata. Ecco l'identikit del protagonista di oggi. Nome Jonathan, cognome Ciavattella. Nato a Termoli in provincia di Campobasso il 10 agosto 1981. Sport triathlon, segni particolari, laureato in scienze motorie. Bentrovati a questa nuova puntata di Vite da Campioni. Oggi siamo al Centro Sportivo dell'Esercito Italiano per vivere una nuova avventura, quella del triathlon. E lo faremo con il nostro ospite di oggi, Jonathan Ciavattella. Bentrovato. Ciao a tutti, mi chiamo Jonathan Ciavattella e faccio parte del Centro Sportivo Esercito. La mia specialità è il triathlon, che comprende tre sport: il nuoto, il ciclismo e la corsa. Come ti sei avvicinata ad una disciplina in fondo così particolare e così complessa? Nasco come nuotatore e fin da piccolo ho nuotato fino all'età di 17 anni per passare poi al triathlon. Mi sono avvicinato perché mio babbo faceva il ciclista e mia mamma faceva la podista, per cui abbiamo unito tutte e tre le cose e sono passato al triathlon. Nella mia carriera ho fatto molte gare e ho partecipato a vari campionati del mondo, europei, e l'ultima qualifica che ho fatto è stata per le Olimpiadi di Londra, che purtroppo per colpa di un grave infortunio al tendine d'Achille non sono riuscito a qualificarmi. Dove ci si allena per fare uno sport che in fondo richiede diverse location? Beh, la location favorita è quella di mare, ovviamente, anche perché essendo uno sport che comprende il nuoto e soprattutto fatto in spazi aperti, il mare è ottimo per poter affrontare questo sport. Io vivo a Pescara proprio perché ho disponibile il mare e la montagna. Infatti è uno delle poche regioni che ha mare e montagna in meno di 20 km. La fortuna è quella per me, anche se poi durante l'anno viaggio per poter trovare anche dei climi migliori per potersi allenare. La prima gara, te la ricordi? Che effetto ha fatto? Sì, la prima gara che ho disputato è stata il campionato italiano di triathlon sprint di Fumane. Avevo appena 17 anni e sono riuscito ad arrivare primo. E quindi da lì c'è stata tutta un'escalation, partecipazione con la prima maglia azzurra e ovviamente questi ricordi rimangono nel cuore. Quando hai capito che poteva essere proprio la tua strada? Beh, non è che l'ho capito subito, perché alla fine sono stati gli altri che mi hanno fatto capire che era la strada giusta per poter continuare e entrare in un corpo sportivo. E alla fine, partendo dal nulla, sono riuscito a ottenere buoni risultati. Quale delle tre discipline preferisci? Beh, nasco come nuotatore, ovviamente è il nuoto che preferisco. Infatti quando nel momento di scarico mentale e fisico cerco sempre di nuotare. Parliamo un po' di questo sport. Mi spiegavi prima di iniziare l'intervista che ci sono diversi circuiti. Sì, io da quest'anno, grazie all'appoggio del centro, faccio un circuito che si chiama il circuito Ironman. Molto amato dagli amatori e molto pubblicizzato proprio perché è una distanza molto lunga, dove l'arrivo è una sfida con se stessi, per cui l'atleta che partecipa al circuito Ironman non compete con le altre persone ma compete con se stesso per finire la gara. Ovviamente le distanze sono lunghe, per cui il circuito Ironman comprende 4 km di nuoto,
180 km in bicicletta e la maratona a piedi. Per quanto mi riguarda, io ovviamente competo con gli altri, perché giustamente faccio di professione questo lavoro e mi cimento nella metà distanza, che sono 2 km in nuoto, 90 km in bici e 21 km a piedi. Siccome ovviamente è sempre una gara con se stessi, nella bicicletta non è permessa la scia, per cui è una cronometro, si parte individualmente e si arriva individualmente. Chi arriva per primo vince. Che tipo di allenamento serve per prepararsi a uno sport come il triathlon? Cioè, c'è triplo impegno? Beh sì, c'è il triplo impegno. Per quanto riguarda l'Ironman, c'è prima una fase mentale. Ovviamente affrontare una gara che dura più di 8 ore è, a livello mentale, molto, molto importante, impegnativa. Per cui c'è prima una fase mentale e poi fisica. Nella fase fisica si allenano tutte e tre le discipline. Soprattutto la disciplina che è la bici, perché comunque sono più di 5 ore di bicicletta da affrontare, sono 180 km. E comunque dopo aver affrontato 180 km, correre una maratona, anche lì bisogna essere ben motivati e preparati fisicamente. Per cui affronto ogni giorno tutte e tre le discipline. Cosa pensi durante tutte quelle ore di allenamento? Riesci sempre a pensare solo a quello che stai facendo? Beh, è difficile come domanda, perché in alcuni momenti sono molto concentrato negli allenamenti, altri momenti invece con la testa penso a quello che posso fare, a quello che posso dare e anche ad ascoltare la musica spesso. Il giorno prima della gara come lo trascorri? Il giorno prima della gara ovviamente mentalmente mi concentro sulle varie fasi del nuoto, della bici e della corsa e cerco di capire che cosa mi può succedere e cosa non deve succedere, perché ovviamente poi in gara ci sono cose che non devono accadere. Tipo? Tipo forare, tipo perdere la borraccia e rimanere quindi senza acqua. E si incorre in disidratazione, per cui ci si ritira. Cosa che non deve mai succedere, soprattutto per queste distanze e per me. Il giorno dopo invece, dopo una bella gara magari vinta? Dopo una bella gara vinta ovviamente si festeggia e si recuperano le forze facendo una bella mangiata, anche perché con delle gare così si perdono un paio di chili. Che ti piace mangiare? Mangio tutto, soprattutto dopo la gara. Ovviamente cose che non posso mangiare durante pre-gara la mangio dopo, tipo qualsiasi cosa che mi capita sotto. Quanto tempo deve trascorrere tra una gara e l'altra proprio per recuperare le forze? Beh, comunque almeno 2 settimane ci vogliono per recuperare a livello fisico una gara di questo genere. Non se ne possono fare tante ovviamente e quando bisogna farle bisogna sempre stare al top. Un anno speciale, 2014, che si chiude con un terzo posto ottenuto a Budapest nel circuito Ironman 70.3 ed un quarto posto sempre nel circuito Ironman in Austria. E poi naturalmente il titolo più importante ottenuto insieme alla squadra azzurra, il campionato europeo conquistato al Challenge Mallorca di Paghera. Il triathlon, mi dicevi, non nasce in Italia, nemmeno in Europa, ma nasce molto lontano da qui. Sì, nasce all'Hawaii, precisamente a Kona. È nata come sfida tra un paio di Marines, proprio nel nuotare 4 km di nuoto, fare il giro dell'isola in bicicletta, che è Kona, e infine correre la maratona e vedere chi era il più forte di loro. E tu ti immagini di essere un Marines magari qualche volta? Beh, facendo parte dell'esercito non sono un Marines, ma quasi. In qualche modo far parte di un gruppo sportivo ti dà più stimolo, anche più responsabilità? Beh sì, comunque indossi sempre una maglia da onorare e da rispettare. Per cui quando si parte, oltre all'impegno bisogna sempre
essere coscienti che dietro al mio lavoro c'è un grande lavoro della struttura e dei ragazzi che ovviamente mi sostengono. Sfumata Londra 2012, Rio 2016, è un obiettivo oppure no? Difficile, non impossibile e ci penseremo. Per adesso è molto difficile, con l'esercito stiamo valutando e con la nazionale stiamo affrontando delle nuove distanze. Ci credono molto e credono in quello che faccio e i risultati stanno vedendo. Fino a che età si può continuare? Come professionista penso che fino a 38-40 anni si possa fare questo sport, anche perché essendo uno sport di endurance è molto longevo. Per quanto riguarda a livello amatoriale fino a 80 anni. Ma come ci si fa ad appassionare a uno sport così? È perché qualcuno te lo consiglia? Guarda, alcuni si avvicinano per curiosità, alcuni perché vedono l'amico fare il triathlon e lo coinvolgono. E quando si inizia non si smette, proprio perché essendo una triplice disciplina col nuoto, la bici e la corsa, non ci si annoia. Non ci si annoia mai. La concorrenza in Italia e all'estero com'è? Allora, in Italia sta crescendo molto la concorrenza. Per fortuna ci sono sempre più giovani che fanno questa disciplina, per cui il livello si sta alzando tantissimo. All'estero ovviamente i paesi, l'America, l'Australia, dove è nato questo sport, il livello è molto alto. Tra i più forti in Europa troviamo gli spagnoli. E tu hai mai pensato di fare qualcos'altro? Ma no, per adesso no, per fortuna. Significa che mentalmente sono ancora capace di pensare e guardare in avanti e continuare a fare triathlon. Magari in futuro aiuterò altri ragazzi a avvicinarsi a questo mondo. Se ti chiedo cos'è il triathlon per te? Per me per adesso è la vita. Allora, io sono pronta ad affidarmi a te in questa lezione che sarà complessa, ma ce la faremo. Ce la faremo sicuramente, sono fiducioso. Ci vediamo tra poco. Allora, dopo una pre-doccia siamo pronti per iniziare. Sì, dopo un po' di riscaldamento, adesso la prima frazione è il nuoto per questo triathlon, facciamo un paio di vasche insieme e ci avviamo così a fare questo mini triathlon. Cerco di fare del mio meglio, promesso. Sì, dai, ce la farai. Barato, non ha nuotato stile libero, rana, proprio per non levarsi il trucco, dai, glielo concediamo. Grazie, grazie, però i prossimi li farò, Sì. Prima cosa il casco. Chiudi il casco. Io mi metto la maglietta, tu non ce l'hai. Sali sulla bici. Poggia il piede, attenzione. Ok, perfetto.
Dopo la frazione di nuoto siamo saliti in bicicletta mettendoci il casco prima, il numero oggi non l'abbiamo messo perché non è una gara e adesso c'è la seconda frazione che è il ciclismo. Quanti chilometri di solito in questa frazione di reale? Solito per quanto riguarda la distanza olimpica sono 40 chilometri. Adesso noi facciamo un paio di minuti e poi ci cambieremo per fare l'ultima frazione di corsa. Che è la corsa. Adesso fai forza con un piede, quello che sei più forte, e scendi. Però il piede sta giù, eh? Il piede sta giù. Brava! Adesso di corsa è l'ultima frazione, per cui ci accingiamo a fare un paio di minuti di corsa per simulare il vero triathlon. Direi che abbiamo finito qui. Sì, dopo questo mini triathlon una bella faticata, no? E quindi oggi è andata bene, il sole ci ha assistito per fortuna. Per fortuna, avevamo iniziato con il cielo grigio. Sì, e le cose sono andate molto bene direi. Bene. Sei contenta? Assolutamente sì, vi consiglio di provarlo. Sì, dai. Almeno una volta si può provare. Allora, con voi appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Rete Sole. È uguale a una... Tranquillo, poi attacco. No. Fammi pensare. Ok, a posto. Bravi, aspetta, il microfono. Mani con bravo. Ed è ripreso tutto perché io non lo rifaccio, sarò. C'è la collanina che mi batte proprio sul microfono. Calma.